Principio. Puoi guardare, ma chiamasi principio. Ciò da cui si comincia, non il punto d'inizio, ma il punto da dove si è scelto di partire. C'è sempre qualcosa dietro. Se le pili sono così numerose e illimitate, è perché non c'è principio. Il giorno in cui si conoscerà il principio, una sola fine sussisterà. È sempre dalla fine che si comincia. D'altronde un altro modo non c'è. Posso cominciare? Vai, vai. Non doveva succedere così, ma voilà! Voilà! Agenzia Generale del Suicidio! Grazie ai dispositivi moderni, l'Agenzia Generale del Suicidio è lieta ad annunciare ai signori suoi clienti che procureranno loro una morte assurée e immediata, cosa che non mancherà di distogliere coloro i quali si sono distolti dal suicidio per paura di mancanze. D'altronde è proprio eliminando questa feccia della società, contaminazione temibile, che il signor ministro dell'interiore ha deciso di onorare con la sua residenza onoraria la nostra istituzione. È un'istituzione di pubblica utilità, e infatti l'Agenzia Generale del Suicidio è una società di pubblica utilità il cui capitale sociale è di 5 milioni di marchi, anzi di franchi. Sede principale, Parigi, Boulevard Montparnasse numero 73. Altri sedi, Bordeaux, Lione, Marsiglia, Dublino, Roma, San Francisco, Monte Carlo, Berlino e Monaco di Baviera! D'altronde... L'Agenzia Generale del Suicidio offre un mezzo decoroso per abbandonare la vita, essendo la morte di tutte quante le debolezze quella di cui non ci si scusa mai. Ed è per questo che sono stati organizzati i funerali express. Pasto, corteo, per amici e parenti sono ammessi anche i preti dell'Opus Dei e i popolari. Fotografia o calco del viso dopo la morte, invio di souvenir, composizione della salma, cerimonia religiosa, trasporto del cadavere al cimitero, e l'Agenzia Generale del Suicidio si incarica anche di esprimere le ultime volontà dei signori suoi clienti. Nota! In nessun caso, non rientrando nella categoria degli antipubblici, noi trasporteremo i cadaveri all'obitorio, questo per rassicurare alcune famiglie. Tarifario! A prezzi stracciatissimi! Folgorazione! 200 franchi! Veleno! 100 franchi! Annegamento! 50 franchi! Morte profumata, tassa sul lusso compresa, 500 franchi, è un investimento, non potete lasciarvelo mancare! Impiccagione e suicidio per poveri 5 franchi! La corda viene venduta al prezzo supplementare di 5 franchi ogni metro e di 0,5 franchi per ogni 10 centimetri supplementari. Per rivolgersi e per avere informazioni al signor Jacques Rigaud, amministratore principale, Boulevard Montparnasse numero 73. È ovvio che non daremo risposta a nessuno. Voglio assistere ad un suicidio. Ecco l'or faccio più dal suo profilo, dal suo genere, dal bel aspetto, dal suo viso quale, malgrado il carattere dei tratti, malgrado il controllo delle espressioni, sussiste una certa debolezza che non si sa dove collocare, qualcosa di vulnerabile. Per aiutarvi, per aiutarsi, lo pipa di più. Il suo vestito è sempre uguale. Non lo stesso, perché ci tiene. Ma identico, stessa porta, stesso colore. Come se temesse di essere scambiato, di essere in panni nuovi. Toccatemi la fronte. Bene. Guardatevi le dita. Sono sporche del mio sangue. Quando dico la mia fronte, il mio sangue, è una concessione alle abitudini del linguaggio. Se contesto la mia esistenza, se dubito della mia esistenza, non contesto l'esistenza stessa, ma solo il fatto che sia mia. Mi spiego.
Il nome sotto il quale sono conosciuto. Il nome sotto il quale sono conosciuto è Lord Paciogiù. Avevo un bello stile, me lo ricordo molto bene. Così come ricorderò il vostro viso. Guardatemi. Guardatemi. Ditelo pure. Somiglio a tutti. Sono il vostro ritratto vivente. Siete di fronte ad uno specchio. Mi spiego. Era scomparso.
rovescio vale il dritto, bisognava aspettarselo. Io sono un uomo che cerca di non morire. Sono un uomo che cerca di non morire.